C'è una relazione diretta tra l'operato dei mass media e l'attuazione della Casa Bianca e della CIA nell'evoluzione della guerra psicologica e di quella economica contro il governo bolivariano di Maduro? Innanzitutto bisogna dire che i mass media non hanno supportato in alcuna maniera Maduro per il fatto di essere originariamente comunista, sindacalista, di origine proletaria, un semplice autista della metropolitana di Caracas. Comunque l'avversione nei confronti di Maduro toccò il massimo della riprovazione quando lui vinse le ultime elezioni, con un margine di circa 300.000 voti. Persino Repubblica gridò allo scandalo, dimenticando però che Romano Prodi fu eletto con una differenza di soli 18.000 voti. Bisogna riconoscere che la riduzione del prezzo del petrolio, quasi 60 dollari al barile in meno, ha creato una serie di problemi al governo bolivariano nel momento in cui le conseguenze della guerra permanente degli Stati Uniti diventavano sempre più dure. Infatti, l'ultimo progetto politico di Barack Obama è quello di destabilizzare il governo bolivariano, per poi mettere fine a un'esperienza che contrasta gli interessi geopolitici ed economici degli Stati Uniti. Il processo di destabilizzazione cominciò subito dopo la prima vittoria elettorale di Chavez con la guerra monetaria, che usò la quotazione del dollaro nel mercato parallelo per cercare di rompere l'equilibrio monetario in Venezuela. Oggi il dollaro nel cambio ufficiale è quotato 6,3-6,5 bolivar, mentre nel parallelo è arrivato a 700 bolivar. In questo modo sono riusciti a minimizzare il potere d'acquisto dei lavoratori, oltre a far esplodere la spirale inflazionista sui prezzi di tutti i prodotti. Nello stesso tempo si sono moltiplicate le operazioni di sabotaggio economico, con i grandi distributori commerciali che esportano illegalmente in Colombia i prodotti dell'industria venezuelana. Con la copertura della DEA americana, i narcotrafficanti colombiani stoccano i prodotti venezuelani, dal formaggio ai mobili, fino a quando sono ricomprati, ma in dollari, dagli stessi grandi distributori che l'hanno esportato. In questo modo i prodotti di base scompaiono dai supermercati statali per riapparire in quelli poi privati a prezzi assurdi. A questo punto la stampa venezuelana e l'opposizione sono scese in campo per moltiplicare gli effetti della guerra psicologica, dicendo per esempio: in Venezuela si muore di fame, il regime chavista è il responsabile della carestia, bisogna chiudere con la dittatura di Maduro e tante altre. In questo modo l'opposizione crea una permanente psicosi del colpo di Stato. Una situazione che diventa sempre più complessa con gli attentati terroristici, gli attacchi armati dei Guarimba che sparano per strada ai militanti del PSUV o del Partito Comunista Venezuelano. Negli ultimi 8 mesi i Guarimba hanno ucciso più di 80 persone. Per quali motivi gli Stati Uniti stanno portando avanti questa guerra permanente contro il Venezuela? Il Venezuela è il quinto esportatore di petrolio greggio, ma è anche il primo per quanto riguarda le riserve, che sono di molto superiori a quelle dell'Arabia Saudita, per esempio. Prima l'85% del profitto ricavato con la vendita del petrolio andava alle multinazionali. Oggi il governo bolivariano lo reinveste nelle emissioni, che sono dei programmi che a costo zero offrono alla grande maggioranza della popolazione i benefici dell'istruzione, dei servizi medici ospedalieri, la costruzione di abitazioni, trasporti, oltre alla diffusione della cultura e dello sport. Quindi per gli Stati Uniti lo smantellamento della rivoluzione bolivariana in Venezuela è un obiettivo geopolitico e geostrategico, perché oltre a riappropriarsi del petrolio pretendono di far morire questa grande esperienza di transizione al socialismo del secolo XXI. Nei paesi dell'Alba, per l'appunto il Venezuela, la Bolivia e l'Ecuador.